girare solo con le navi. In genere amo i porti, era proprio una febbre dei porti. Io vorrei vedere solo i porti del mondo, il resto non, quell'introterra non mi interessa. L'ultimo libro, Ogni angelo è tremendo, chiude il grande ciclo di racconti che nascono dalle domande della mia infanzia. Insomma, con 20 libri ho cercato di rispondere a quelle che erano le domande della mia infanzia. Non si tratta propriamente di un'autobiografia, nel senso insomma, classico che si intende, ma piuttosto di un'indagine su che cos'è la scrittura, come una persona capisce di essere uno scrittore. Mi piace molto questa idea dell'angelo, che è una creatura celestiale, legato al sentimento del tremendo, perché noi pensiamo sempre, abbiamo una visione molto infantile e pensiamo all'angelo come qualcosa di sdolcinato, come qualcosa di buonista, cioè quell'orrido aggettivo che si usa, e invece l'angelo per me è costantemente affacciato sull'abisso, dunque ogni angelo è tremendo, e dunque ogni angelo tremendo è l'esperienza della mia creatività anche, e l'esperienza della mia vita, cioè di una vita che ha sempre cercato di indagare l'abisso e di levarsi sull'abisso, insomma, senza precipitare dentro. Sono nata in uno di quei giorni con meno luce dell'anno, nel cuore più profondo della notte. Soffiava una bora fortissima, bora scura, con neve e ghiaccio. Soffiava ancora quando uscì dal sanatorio. La ripida salita che ci avrebbe condotto a casa era assolutamente impraticabile. Così arrivai a destinazione affidata al precario equilibrio dei miei genitori. Il vento gli aggrediva alle spalle, sospingendoli in avanti con quelle raffiche improvvise e feroci che solo la bora sa dare, mentre il ghiaccio rendeva ogni loro passo un miracolo di abilità. I miei 3 chili un po' di essere umano, avvolti come un cannolo da una coperta rosa, azzurra e bianca fatta da mia madre, alla fine furono messi in salvo. Sicuramente il fenomeno del vento a Trieste è molto particolare. La bora può arrivare un'ora, mezz'ora, può stravolgere completamente una giornata. Ed arriva proprio portando questo, direi quasi questo odore della steppa selvaggia. È un vento che scardina dal profondo, nel senso che quando c'è la bora, quando io ero bambina ce n'era molta di più, ad esempio molto più forte anche, si ha proprio l'impressione che le case tremino le fondamenta, che tutto venga scardinato, si insinua, ti viene a cercare, porta via tutto, ti sbanda, ti spinge, ti senti in balia di qualcosa di molto forte, senza volto, e che ti trascina insomma dove vuole lei, e questo è un fattore non indifferente anche nell'instabilità mentale in qualche modo. Ho passato 5 anni in questo edificio, la mia scuola elementare. Quando ho cominciato, mi ricordo il primo giorno di scuola come una festa, che pensavo adesso imparerò un mucchio di cose, capirò cose, saprò tante cose che mi domando. E invece poi non capivo assolutamente nulla, non capivo quello che chiedevano le maestre, cosa dovevo fare, non capivo come si doveva comportare, non capivo gli altri bambini, perché io sono una persona molto anarchica, molto, molto irregolare, che non ho mai sopportato quando devi fare una cosa, no? Io voglio sempre fare le cose perché io scelgo di farle, non perché mi viene imposto di farle. Dunque questo mi ha portato a grandi problemi di disadattamento sociale, evidentemente, scolastico, e via via crescendo. Ricordo una volta che stava per suonare la campanella, io per la felicità ho fischiato, io adoravo fischiare. Fischiato, così così. Prima la maestra era ancora in classe, però la maestra che si è bloccata, ha cominciato a urlare, ha chiuso le porte della classe, ha detto finché non confessa chi ha fischiato non tornerete a casa. E io ho iniziato a sudare perché ero terrorizzata, non l'ho mai confessata io, però sono state un'ora in più in silenzio, un'ora a scuola, perché bisogna confessare chi ha fischiato di felicità perché la scuola finiva. Sentimento troverei molto lecito verso l'una meno cinque, no? Però ecco, però questi incubi che per me erano cose insomma spaventose, ovviamente non l'ho confessato e nessuno ha capito che ero stata io, ma io mi sentivo infuocata dentro.
entrata maschile, entrata femminile era quella, le gocce di sangue sulla mia, sulla porta sono quelle, invece quelle del mio fratello entrava qua. Ci separavamo il nostro destino. Io ho sempre pensato alla scrittura come a corpo con la morte. C'è un rapporto strettissimo tra la sofferenza e la scrittura, e direi che quasi non si può scrivere senza una grande sofferenza dietro. La sofferenza è il lievito della scrittura, di una scrittura che, insomma, che va alla ricerca della profondità, ed è anche una catarsi della sofferenza della scrittura, nel senso che ogni fai sempre un passo avanti nella liberazione del dolore. Ma questo, è proprio questo dolore che ti permette di entrare in profondità nella vita e di andare proprio nelle pieghe più nascoste, di illuminare appunto il buio. Poi mi vado e porto al cuore, dicevo, il cuore è come la terra, ha sempre un lato in ombra, no? Questo è, la terra ha sempre un lato in ombra, la parte dove è notte, la parte dove c'è giorno, il nostro cuore è ugualmente sempre in ombra, dunque scrivere è sempre andare alla ricerca di questa ombra. E se non si ha una profonda percezione del dolore, è difficilissimo riuscire a entrare nell'ombra. Qui siamo sulla Rocca di Morupino, un posto che ho sempre amato perché è uno dei punti più alti del Carso, vicino a Trieste, e si vede da un lato il mare fino a Venezia e dall'altro tutte le montagne della Slovenia, la parte insomma della Jugoslavia. Ed è un posto che amo perché è proprio sospeso tra questi due mondi, il mondo del sole, del mare e il mondo delle montagne. Qui abbiamo avuto dei passaggi pesanti della storia e pesanti anche recenti. Per noi è stata veramente determinante la prima guerra mondiale con il suo grande carico di morti e di disperazione che è arrivata sul Carso, dove qui si combatteva, qui è veramente la terra intrisa di sangue. Sono convinta che tutte le esperienze di guerra di mio nonno, sono state esperienze spaventose che lui ha fatto da Caporetto, l'altipiano di Asiago, eccetera, eccetera, si sono emotivamente, io sono nata già con quelle esperienze dentro, non so come dire, ma io sentivo questo shock per il dolore, questa violenza gratuita, è come se fosse già dentro di me e non posso imputare ad altro che al fatto di questa, poi una generazione così recente, perché il nonno insomma, geneticamente e anche temporalmente è molto vicino, che si nasce già con questo fardello. La letteratura, secondo me, almeno quella che a me è interessato fare, indagare, è proprio un'indagine sulla nostra memoria personale, sulla nostra memoria storica, sulla nostra memoria, oserei dire, quasi genetica. Dunque noi siamo la memoria della nostra famiglia e siamo anche la memoria di tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Io in questo momento nella famiglia io sono la persona più anziana, assieme a mio fratello, dunque io non ho antenati, certo la mia generazione precedente non c'è più. E mi rendo conto che la scomparsa di questa generazione che ci ha preceduto è la scomparsa delle persone che avevano avuto questo rapporto stretto e terribile con la storia, ma che le aveva forgiate in una visione etica del mondo, del lavoro, dei rapporti, visione etica di cui forse noi siamo gli ultimi portatori perché abbiamo vissuto in contatto stretto con questa generazione, ma dopodiché questo tessuto si è dissolto. Una volta questo era il confine tra il mondo occidentale e il mondo del comunismo. Era un confine che metteva una grande ansia, una grande paura. E a me fa molta impressione che sia tutto finito così. Che 70 anni di storia avevano provocato tante catastrofi, tanti dolori e poi tutto si sia risolto in alcuni ruderi, abbandonati in mezzo alla campagna. Cioè c'era zona A, zona B, qui era zona B, la zona B, ne avevamo un lasciapassare speciale, che potevamo andare alla zona B senza passaporto, si passava tutto valico qua, e andavamo spesso a fare la spesa alla zona B perché costava di meno. Però questa idea che ci fosse una zona A e una zona B nel mondo, capito? E tutto cambiava, perché la zona A, vabbè, c'era, si passa negli anni 60, dove i supermercati erano delle cose modeste, però rispetto alla zona B sembravano, cioè, no, cioè capivi che qualcosa... Bambino non sapevo niente del comunismo ovviamente, però si andava in zona B e capivi che era un altro mondo, che c'era qualcosa che ti sfuggiva di vagamente inquietante,
tutto era cambiato, tutto era più grigio, io mi ricordo questa specie di grigiore, no? Che poi qualcosa che poi anche da più grande ho ritrovato andando in Ungheria, in Cecoslovacchia, durante il comunismo, c'era questa patina di profondo grigiore, tutto di, non, di appiattimento, di silenzio e di paura. Questa è una delle foibe della mia infanzia. E da bambina venivo con i miei cugini, i miei fratelli, intorno a giocare e a raccogliere i ciclamini, perché venivano, crescevano particolarmente bene da queste parti. Non ho mai saputo precisamente da bambina cosa fossero le foibe, perché noi da bambini chiedevamo appunto queste famose voragini nere, però ci veniva risposto insomma un po' vagamente. Quando l'ho saputo, che era un po' più grande delle elementari, insomma mi ha molto, molto colpito. Era un'altra delle pietre pesanti messa sul mio immaginario estremamente reale, ecco. Ma i miei personaggi devono molto a questa situazione, diciamo, storico-geografica, perché è una situazione di grandi conflittualità, di cose estreme che accadono, che magari, che non so, a Frosinone non accadono, accadono in modo diverso. E dunque la realtà è messa a nudo in maniera molto violenta, molto immediata. C'è una situazione di tragedie silenziose. Pensa ad esempio tutte le persone, in Anima Mundi uno dei personaggi è sopravvissuto al gulag di Goliotok, dell'isola Calva, no? Che era un gulag in cui finirono gli italiani di fede comunista, oltre tanti altri naturalmente, gli italiani di fede comunista, andati in Jugoslavia per aiutare a edificare il comunismo, quando Tito si staccò dalla Russia. Dunque a me è sempre colpito molto profondamente la tragedia di queste persone che per idealismo andarono in un altro paese straniero e da questo idealismo furono poi tradite. Per me questa, ecco, questo che è il nucleo di Anima Mundi, è una cosa che non mi fa dormire la notte come tragedia etica, umana, filosofica. E queste persone che sono state poi liberate, sopravvissute, sono state seguite dai servizi segreti per anni perché non svelassero queste cose. Dunque queste persone continuano a vivere, a avere una vita normale, magari a Trieste, eccetera, eccetera, con tutto questo patrimonio di orrore dentro di sé, no? Non potendo parlare. Dunque questo mi ha sempre dato molto materiale, molta spinta, anche molta spinta etica a scrivere di queste cose. Per tanti anni mi sono chiesta se questo luogo dove ci siamo trovate a vivere non convinse una maledizione. Me lo sono chiesto e me lo continuo a chiedere senza riuscire a darmi una risposta. Ti ricordi quante volte siamo andate assieme alla Rocca del Monrupino? Nelle giornate di Bora trascorrevamo ore intere a osservare il paesaggio. Era un po' come stare su un aereo e guardare sotto. La vista era a 360 gradi. Facevamo a gara a chi per prima identificava una cima delle Dolomiti, su chi distingueva Grado da Venezia. Adesso che non mi è più possibile andarci materialmente, per vedere lo stesso paesaggio devo chiudere gli occhi. Sicuramente nascere in un posto isolato, un posto lontano dalle cose che accadono in maniera convulsa, ti dà una solitudine, una capacità di vedere le cose diverse da chi vive nella confusione. Quando sono trasferita a vivere a Roma, avevo 18 anni, e i miei amici mi chiamano Heidi perché avevo dei pomelli rossi, venivo dalle più profonde province dell'impero dell'Est. E per me la vita di Roma era una vita pazzesca, veramente il topo di campagna che andava in città. Volevo fare la regista, ma come difficile ora, negli anni 70, era praticamente impossibile. La vittoria del concorso Centro Sperimentale fu per me un vero trauma, perché l'avevo fatta un po' così, quasi con la certezza di non vincerlo, e quando si materializzò la realtà che dovevo entro 2 settimane trasferirmi a Roma, entrai in panico, perché Roma per me era una città tentacolare. Poi a pensare che io vengo dal profondo nord, e nell'immaginario delle persone del profondo nord, Roma è una specie di Babilonia, dell'abisso, per cui terrore assoluto, non vengo, disdico, non vado, e poi mia nonna mi calci e mi mando a Roma a affrontare la città tentacolare. Erano anni terribili, ma erano anche anni molto vivaci, perché io appunto facevo il centro sperimentale,
tutte le sere uscivo, andavo, c'erano 3.000 cineclub, c'era grande movimento, c'era fermento, c'era tutto il cinema tedesco, c'era il Fassbinder, cioè c'era una vivacità culturale che ora è impossibile neanche da immaginare. Dunque hanno avuto un doppio volto, un volto terribile, perché sentivo questo morso della storia distruttivo, feroce, ottuso, e poi un momento culturale invece molto molto vivace. Dunque è stato, io credo che sia stato per me fondamentale venire a Roma. L'idea, la sensazione che la scrittura era la mia vita, fosse la mia vita, nasce intorno ai 23-24 anni. Su questo ponte, Ponte Sisto, mi è capitata una delle cose più incredibili della mia vita. Un giorno lo percorrevo spesso perché avevo amici di qua, amici di là, poi era molto romantico, tutti innamorati sino su Ponte Sisto. Ma un pomeriggio passavo per andare a Campo dei Fiori e improvvisamente, non so, come qualcosa si è aperto nella mia testa e le parole hanno cominciato a fluire nella mia testa. E allora ho detto, ma io queste parole le devo scrivere, le devo segnare. Allora sono corsa di là, vicino a Campo dei Fiori, nella mia prima tabaccheria, ho comprato un quadernetto arancione, me lo ricordo ancora, ce l'ho ancora. E ho scritto le prime parole e da quel momento in poi ho scritto sempre. Ho scritto 300 quaderni di diario, più tutti i libri pubblicati, noti. Però la cosa strana è che è stato un fatto così immediato e totalizzante, subito, è stato subito tutto chiaro. Il successo planetario di Vario Porto al Cuore, secondo me, così a 20 anni di distanza, posso dire che e credo, a parte che sia sempre un fatto di mistero in questi fatti, ma sia imputabile a una serie di fattori. Uno è il titolo. Il titolo, in fondo, tutti noi vorremmo andare dove ci porta il cuore, no? E la cultura, l'educazione, cioè, poi ci porta a fare delle scelte sbagliate e non andiamo, andiamo altre. Però dentro di noi c'è questa aspirazione profonda ad andare dove ci porta il cuore, nel senso dove ci porta la nostra natura vera, non le cose superficiali, ma dove vogliamo indirizzare la nostra vita per essere veri noi. Questa è un'aspirazione di tutti gli esseri umani. Questa è una cosa. L'altra cosa importante è che parlava di rapporti tra generazioni e tra le generazioni ci sono spesso le grandi fratture. Ed è un libro, ad esempio, che è servito tantissimo, soprattutto dopo una lunga casistica, insomma, di persone che mi hanno scritto, eccetera, è servito tantissimo a far fare la pace tra le persone. Cioè anche l'altro giorno in un supermercato la signora mi ha detto, ah, la devo ringraziare perché con quel libro io ho fatto la pace con mia madre, con quel libro io ho fatto la pace con mia nonna, a ricostruire degli interni di famiglia disgregati. Abbi cura di te. Ogni volta in cui, crescendo, avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste, ricordati che la prima rivoluzione da fare è quella dentro se stessi. Quando davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Nella mia venuta a Roma, sicuramente tra i motivi non ultimi c'era quello di rincontrare mio padre. E a me mancava questa figura così evanescente della mia infanzia, e forse anche proprio perché evanescente è un po' mitizzata. Comunque sentivo che era un tassello che dovevo, insomma, conoscere per completare il quadro di me stessa. Sicuramente mio padre era molto a Roma e Roma era mio padre, nel senso che lui era, appunto, era di Trieste, ha avuto un'educazione estremamente rigida. E per lui credo che Roma sia stata, come anche per me, un po' una liberazione. Cioè, poi lui è venuto negli anni della dolce vita, dunque ha vissuto la Roma nel fulgore della sua romanità felliniana quasi, no? Dunque si è liberato di tutta la pesantezza nordica. E questo fatto che Roma è comunque una città che vivi e lascia vivere, ti lascia vivere chiunque tu sia, non si interroga, non ti mette a giudizio, no? E per lui credo che fosse molto importante. A Trieste mai avrebbe potuto condurre la vita che conduceva qua, perché tutti l'avevo considerato, come lo consideravano, un fallito totale. Era un uomo abituato a vivere con poco, senza esigenze, viveva in una stanza in affitto, si vestiva di abiti usati, aveva una vecchia macchina sfondata, cioè lui non voleva avere
relazioni con questa società del possesso, del consumo, non gli interessava, non gli interessava i soldi, non gli interessava apparire. Il suo libro di culto era L'uomo senza qualità di Musil. Infatti quando è morto ho trovato una copia sottolineata, presente ogni parola, e questo è il paradigma della sua vita, l'uomo senza qualità. Di lui ho dato una descrizione, forse la descrizione più accurata, più vicina nell'intimità, nel personaggio del professor Ancona, nel libro Ascolta la mia voce. Un personaggio che io amo moltissimo, perché c'è tutta la malinconia, c'è tutta la solitudine, c'è tutta l'intelligenza che alla fine non ha costruito niente, e in fondo a questa intelligenza è rimasta questa esigenza di capire l'amore alla fine, no? Infatti mi ricordo le ultime volte che suo mio padre mi diceva, sai, cioè, mi colpiva che aveva gli occhi di un bambino piccolo, lui aveva 70 anni, ha questi occhi proprio inermi, innocenti, e mi diceva, ma sai, io alla fine ho vissuto 70 anni, ma veramente non ho neanche cominciato a capire che cos'è l'amore. Dunque lui alla fine si era interrogato su questo e non era arrivato a vivere né a capire niente di questo. Però ecco, in fondo era quello che cercava, come il professor Ancona, come dimostra alla fine con la lettera alla figlia, lettera che purtroppo io non ho mai ricevuto, ma insomma. In tutti i miei libri c'è questa idea della vita come un percorso in cui bisogna imparare a perdonare. Proprio in Anima Mundi, alla fine, Suor Irene dice, non mi ricordo tutte le parole esatte, ma dice nel momento della morte tutti chiediamo perdono, perché tutti siamo sempre stati carenti dell'amore. Nel momento della morte ci rendiamo conto di essere stati sempre carenti nell'amore. E anche la protagonista di Vai porta al cuore dice verso la fine qualcosa alla nipote proprio sul fatto che bisogna, se un giorno proverai pietà, non pena, dice. Questa è la grande differenza, la pietà, la pena è una cosa, no, un po', come dire, non è disprezzante, ma insomma la pena, invece la pietà è qualcosa, un sentimento che ingloba anche l'altro. Non si arriva alla vera vita se non si perdona, perché appunto, come dicevo prima, siamo tutti carenti nell'amore. C'è chi ha da perdonare più, c'è chi ha da perdonare di meno, chi perdona prima, chi perdona dopo. Sicuramente, siccome il perdono non è assolutamente facile, non è una cosa che può avvenire in età giovanile. Un pezzo di muschio, guarda come bello, guarda via. Un pezzo di muschio, meraviglioso, tutte le cose anche. Dove arriva? Stranissimo. Ah, eccoci qua. Buongiorno Paolo. Oh, come va? Come stai? Bene. Qua in mezzo di mi manca. Oh, ciao. Sempre in mezzo ai libri. È fortunato in mezzo ai libri. Allora, vediamo un po' di qua. Mi piacciono molto questi almanacchi, cioè, no, gli almanacchi di uso popolare. Qui c'è tutto lo scibile, che magari adesso sapessero che c'è un qua, Sono bellissimi. La cosa del cosmo. Il traffico aereo, Tariffa passeggeri, Roma Alghero 10.000 lire. In classe turistica. Sì. Aspetta, che anche cosa? Sì, lei di... è lì a Levi, eh. Ma come? Io gli regalo tante. No, le faccio un film su di lei. Ah, sì. Ah, un'amica qua nel quartiere. Il gruppo degli scrittori, l'Arcadia. Dai. Susanna. Non sapevi che l'avevi fatto, non ti ricordavi più? No. Siamo tre scrittori Trastevere, lui è scrittore, lei è la scrittrice. È la mia vita sociale in Trastevere. È un quartiere. Siamo tutti scrittori. Ho fatto felicemente la vita di città per tanti anni perché ero giovane, piena di energia, però poi la mia natura di topo di campagna si è rifatta viva, io ho avuto bisogno di ritirarmi in un posto in provincia. Ciao Rolli! Rolli. Eccoci qua. Io vivo praticamente da 23 anni in Umbria, in alta collina. Ho vissuto per anni in una casa in affitto, poi quando ho avuto la fortuna di
pubblicare Vado di Porta al Cuore, mi sono comprata una casa, piano piano l'ho messa a posto. E ora da 15 anni, no, da 14 anni abito qui e ho potuto piantare tantissimi alberi, quindi ho desiderato di avere un terreno mio in cui piantare frutteti, uliveti, boschi, in cui avere molti cani, perché quando in affitto non può avere molti cani, al massimo uno. Insomma, avere un mio piccolo pezzo di terra da trasformare in un'arca di Noè, in un piccolo paradiso. Credo che sono le mie due nature, una natura viaggiatrice, amante del mare, amante degli orizzonti completamente aperti, e una natura che ama invece concentrarsi sul piccolo, su quello che deve crescere, su quello che richiede attenzione, su quello che negli anni ti dimostra il percorso che hai fatto insieme. No? Io ad esempio quando stavo in città, quando ero più giovane, non capivo assolutamente gli alberi, per me gli alberi, le piante erano proprio dei sconosciuti, degli oggetti di arredamento, mentre amavo sempre molto gli animali. E qui ho imparato a capire, ad esempio, la profonda, non so se puoi chiamare, psicologia degli alberi. Ah, questa qui pure, le schifezze, guarda che schifezze. Si chiamano le mummie, queste tipo cose qua. Uomini e alberi hanno una fisiologia molto simile, perché abbiamo radici nella terra e andiamo verso l'alto, mentre tutti gli animali hanno una posizione orizzontale. Noi siamo verticali come gli alberi, dunque questo cambia nella fisiologia del corpo e nella fisiologia della mente. Dunque l'albero paradossalmente ci è più vicino dell'animale, secondo me. Da giovane poi pensavo, cioè all'inizio, ero molto affascinata dalle querce, perché le querce hanno questa potenza, no? Quando salgono su, vicino a casa mia c'erano delle querce che hanno 200 anni, hanno dei rami, hanno una bellezza straordinaria. Forse che quando si è giovani e si è più incerti si amano le cose stabili, no? Poi però col passare degli anni, diventando meno giovane, ho cominciato ad amare, pur rimanendo l'amore alle querce, no? Però ho cominciato a amare in maniera straordinaria i salici, perché i salici sono estremamente flessibili. Sono flessibili e si muovono così con il vento, e ospitano molti uccelli tra le loro fronde, si affacciano nell'acqua, sono molto plastici, sono leggeri. E dunque in questa fase della mia vita, forse perché sono più stabile nella vita, posso apprezzare la bellezza del salice. Ecco, la tigre del Bengala. Guardate perla, ma bella. Il mio gioiello felino. Gli animali hanno capacità che noi non sospettavamo, proprio emotive, di comprensione, di intelligenza. Ad esempio gli animali hanno, cosa mi colpisce sempre molto, hanno il sentimento della riconoscenza. No? Se tu salvi un animale che è stato maltrattato e sofferto, quell'animale, tipo caramella, sarà molto riconoscente. La riconoscenza è un sentimento molto complesso dal punto di vista emotivo, psicologico, che molti esseri umani peraltro non hanno. Dunque è un sentimento complesso, ricco, che richiede una mente non semplicissima. Tea, vieni qua. Vedi che sorda capisce il linguaggio, dice sì, vieni qua. Rolli, ma tutti qua. Ma tutti qua, questi angioletti qua. Ma tutti qua, questi angioletti. Vieni, Tea. Sei più prepotente di tutti, tu sei la più prepotente, i miei vecchioni, ma chi sono i miei vecchioni, ma chi sono i miei vecchioni, ma chi sono i miei vecchioni, i miei vecchioni, ma belli, 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 ma belli, 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 Rolli, ma quanto siete teneri, mi danno una grande serenità gli animali. Mi rendo conto quando magari sono in giro, anche motivo per cui non sto 3 mesi in mare all'anno, perché non posso portare i miei cani sulle navi, ma ho bisogno degli animali, probabilmente che sono una persona con delle fragilità anche, e gli animali, soprattutto i cani, anche i gatti, ti danno questa affettività costante, fedele, è una specie di sostegno psicologico, affettivo costante. E dunque quando magari trovo per lavoro 10 giorni di qua di là, dopo il 7° giorno comincio a avere, ho bisogno di un animale, insomma, mi comincio a sentire, non dico depressa, ma insomma sento che qualcosa mi manca. Trudy Fiore, oh, c'è una palla qua.
Io sono una persona che ha sempre avuto difficoltà a sopravvivere in questa società, sono sempre stata un outsider, che non capiva il potere, che non capiva la normalità, dunque ho avuto difficoltà a sopravvivere economicamente fino al successo di Va dove ti porta il cuore. Quando mi sono trovata improvvisamente a guadagnare una cifra per me astronomica, sono rimasta così scioccata, perché non avevo, io avevo un rapporto calibrato sulle mille lire, non sulle decine di milioni. E ho anche una visione del mondo per cui penso che una volta che hai risolto i tuoi problemi, è importante che tu ti occupi dei problemi degli altri, cioè di aiutare le altre persone a risolvere i problemi. Per cui ho voluto fare questa fondazione nel 2000. Abbiamo fatto tante borse di studio per donne straniere in Italia. Adesso stiamo cominciando un lavoro a Mazara del Vallo per i bambini di integrazione, per i bambini locali. Stiamo cominciando a fare un pozzo in Camerun per un ospedale, per fornire acqua potabile a un ospedale. E un altro progetto in Filippine, abbiamo fatto in Corea una casa per barboni, per senza tetto. E insomma, tante altre cose. Anche se i miei lettori non lo sanno, quando comprano un mio libro finanziano un progetto in qualsiasi parte del mondo, con i loro soldi non vanno neanche un euro a me, ma va a creare questi progetti, dunque è un po' come fare una comunità con i miei lettori, anche se non lo sanno, una comunità che propone un'altra visione del mondo. Vediamo se Anna c'è. Si è ancora rotto il telefono. Anna! Ma tu sei tremendo veramente, sei un... Quella è quella lì tutta storta? Quella pure... No, ma è recente? Sì, è da poco. Sì. Che c'è? Oh, grazie. Allora, questo tra l'altro all'inizio è proprio il classico, quello che chiama l'archeologia, quel libro, chi si innamora dell'archeologia si innamora perché ha letto questo, io non l'ho letto, però è il libro preferito di mia nonna. Te lo ripasso? Sì, sì, grazie. Ma quando ho tempo, adesso che sono in pensione, mi dedicherò anche a questo, comunque se pre-pensionamento, insomma, ti lascio questo. Grazie. Quell'altro te lo porto, voglio finire, te lo porto domani, quello che devi finire. Quando vuoi. Quando vuoi. Ok. Ciao Anna, buon pranzo. Ciao, anche a te. Io ho lavorato moltissimo, sempre, tutta la vita, sui diari. Ho scritto una quantità enorme, credo di 300 quaderni di diario. E il diario è la miniera da cui ho tirato fuori tutti i miei libri. Mi capita ogni tanto di rileggere, ma facendo ordine, non per così, casualmente qualche pagina di diario, e mi rendo conto che magari in una cosa scritta 15 anni prima c'è una descrizione di una scena che scrivo, che poi metto in un romanzo 15 anni dopo, o un personaggio, o una annotazione sulla luce. Dunque il diario, secondo me, è la grande miniera che lo scrittore deve riempire per avere poi un serbatoio da cui attingere. Per arrivare al punto difficile, è arrivare al punto in cui dico, oggi comincio a scrivere. Questa è la cosa che mette il panico chiunque scriva. Perché tu puoi pensare, io magari decido più o meno di cosa voglio parlare l'argomento, poi comincio a pensare a una trama per parlare di questo argomento, poi comincio a leggere una serie di libri che possono essere inerenti all'argomento, da mappe di città, tutto quello che ti può servire per raccontare un mondo che non conosci. Poi metto tutti questi dati dentro di me e poi c'è quella attesa misteriosa e spaventosa per cui non sai, tu hai fatto i compiti come a scuola. Però non sai poi il tuo inconscio quando deciderà lui di fare i compiti. Dunque c'è questa attesa, magari comincio a scrivere, mi rendo conto che è una schifezza, butto via anche 40, 80 pagine, butto via, sprofondo in una disperazione assoluta, dico non scriverò mai più un libro e progetto già di fare appunto qualche viaggio, di partire, eccetera. E quando già mi sono distaccata da tutto, improvvisamente tacco, un attimo mi sveglio, magari un pomeriggio, magari lavoro nell'orto, mi viene la frase di attacco. E a quel punto è come se si sturasse una cosa, cioè esce tutto, perché era tutto già in fila nella mia testa. Mi dà gioia, innanzitutto, quando riesco a scrivere le cose che voglio scrivere, che è una cosa molto difficile, molto rara, e che dà un senso di pienezza, perché hai compiuto qualcosa che intuivi dentro di te e volevi raggiungere e l'hai raggiunto. Ma poi, naturalmente, io ho un temperamento molto, molto gioioso, molto allegro anche, e dunque mi dà gioia una serie infinita di cose, dalla mattina a svegliarmi e essere contornata da dei cani che abbaiano, fanno le feste, a vivere in mezzo a persone a cui voglio bene, che mi vogliono bene,
vedere le piante crescere, raccogliere il frutto di quello, il frutto materiale, quello che ho coltivato. E, insomma, la vita mi dà in genere una grande gioia profonda, perché credo di essere riuscita attraverso un lungo cammino di scrittura, ma dunque anche di consapevolezza interiore e spirituale, a intravedere la trama profonda della vita. Adesso mi affaccio su uno spazio nuovo, su un mare nuovo, se vogliamo dire, questa nostra passione marina. E non so cosa scoprirò adesso, sicuramente qualcosa di nuovo, nuova forma, un nuovo rapporto, anche un nuovo mondo, perché io ho raccontato solo una minuscola parte della mia vita e sono in attesa, non so cosa comparirà all'orizzonte, ma siccome io poi detesto annoiarmi, comprerà sicuramente qualcosa che non mi annoierà.